Poi tra l'altro un letto che se ci pensate, siccome lui era paralizzato, non poteva sistemarselo da solo. Forse qualche buona persona, qualche suo amico, se ce l'aveva, lo aiutava, ogni tanto glielo rimetteva a posto, ma lui da solo non poteva. Lui non era autonomo. Ma adesso basta, perché Enea era rinato. Enea aveva davanti una nuova vita. Pietro gli chiedeva in quel momento di lasciarsi dietro le spalle il suo passato orribile. Gli chiedeva di alzarsi sulle sue gambe e con le sue mani rifare quel letto, quel nemico. E mentre faceva questo, mentre lui riassettava il suo amico nemico, rivedeva davanti ai suoi occhi delle scene di quegli 8 anni, i ricordi, i pensieri negativi, le giornate tristi, insipide. Rivedeva il passato. Enea adesso invece era di fronte a una nuova vita in cui avrebbe dovuto e potuto reimparare a camminare e fare nuovi passi. Però avrebbe anche dovuto rimboccarsi le maniche, rimettere in ordine il proprio passato, sistemare tutto quanto e dopo, una volta lasciato dietro di sé il passato, camminare verso gli altri come testimone di quello che gli era accaduto. Gesù chiede ad Enea di far propria quell'autonomia, quella libertà che le ha appena donato. Questo è un miracolo che avvicina Enea a Gesù, ma non è un miracolo fine alla conversione di Enea, ma è un miracolo che si fa strumento per la conversione di tanta gente. Infatti leggiamo in Atti 9:35 quello che succede. E tutti gli abitanti di Lidda e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Il Saron è una zona, una pianura verdeggiante che si estende da Lidda fino al mare. Quindi è una zona molto bella, può darsi che ci fossero molte persone lì che abitavano. In ogni caso, qui dice che tutti gli abitanti, non solo di Lidda, ma anche di tutta questa pianura, si convertirono. E si convertirono non è un verbo qualunque, è un verbo che deriva dal verbo greco epistrefo, che significa voltarsi indietro. Questo ci fa capire come queste persone, una volta visto il miracolo di Enea, si voltano verso di lui, vedono quello che è successo e a loro volta si voltano, danno una voltata alla loro vita, cambiano direzione, reindirizzano la propria vita. Da che parte? Dalla parte di Gesù. Io credo che Gesù ha scelto Enea come testimone in un periodo storico per il cristianesimo molto particolare. Eravamo agli inizi del cristianesimo e c'era bisogno di persone che con l'esperienza viva, concreta, con Gesù, parlassero agli altri di questo Gesù. C'era bisogno di esperienze forti, concrete. Non c'era bisogno di tanti discorsi, frasi aleatorie, cose così, campate in aria. C'era bisogno di persone che avevano vissuto un'esperienza forte con il Signore perché potessero essere in grado di trasmetterla agli altri. Io vorrei dirvi che secondo me ogni giorno questa stessa missione di Enea ce l'abbiamo anche noi. Noi siamo dei testimoni di Gesù Cristo, almeno dovremmo esserlo. Dio ci chiede ogni giorno di essere i suoi testimoni. E ci chiede, come Enea, di rialzarci, di rifarci il letto e di portare le persone che ci stanno intorno, come gli abitanti di Lidda, di Saron, portarle a Gesù. Noi siamo diversi da Enea, perché noi viviamo tutti i nostri giorni, mesi e anni in continuo movimento, non siamo paralitici, viviamo, andiamo, facciamo, non siamo mai fermi. Questo è un nostro problema, la frenesia delle cose, il tempo che ci attanaglia. Devo fare questo, devo fare quello, vai di qua, vai di là. Noi non siamo fermi, immobili. Però sapete cosa vi dico? Siamo uguali a Enea. Apparentemente noi siamo attivi, sì, attivi, ma non per il Signore. Siamo dei malati come lui,
paralitici. Però il mio messaggio di speranza, che è poi il messaggio del cristianesimo, cioè che Gesù vede che noi siamo incapaci di alzarci, vede che abbiamo poche forze, e allora ci dice con forza e energia: alzati, rifatti il letto, alzati, riguardati la tua vita, guarda le tue priorità, trova dei momenti per te, rifletti su chi sei, cosa stai facendo, ma dove vai? Cosa vuoi fare della tua vita? Gesù vuole guarirci. Gesù sa che siamo dei malati. Però il bello è questo, che noi, anche se crediamo di essere inguaribili, pensiamo che non abbiamo le forze per alzarci. Gesù ce le dà queste forze. E il mio messaggio per voi è questo, che secondo me è tempo di alzarci, di rifare il nostro letto e attingere all'unica vera fonte di energia, all'unica vera fonte che ci può dare energia alle gambe e farci alzare. Gesù è l'unico vero medico, ricordatevelo. È tempo di alzarci. Ecco, questa chiesa troppo spesso è sdraiata su quel letto. Dobbiamo alzarci ogni giorno. Gesù è lì che ci aiuta. Non siamo senza forze. Le forze ci vengono da Dio. Amen. Adesso per concludere vorrei farvi sentire una canzone. E vorrei che rifletteste sulle parole di questa canzone e che sia un momento di preghiera in cui potete aprire il vostro cuore al Signore, analizzare un po' quella che è la vostra vita.